è uno di noi, il DG Diego Foresti. Padrone di casa, grande ex giocatore, Nuccio l'ha visto in tutte le vesti, di calcio può parlare a tutti i livelli, casa sua, casa nostra, il presidente della Lega CR Calabria e vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Saverio Milani. Tutti, noi siamo il Catanzaro! Benvenuti ragazzi. Protagonista della serata ovviamente Nuccio. Nuccio, non potevamo che non ricordarlo accoppiando quelle che erano le sue due funzioni principali, quella di allenatore di calcio, e tutti quanti noi lo ricordiamo come allenatore di calcio, anche io personalmente ne parlerò tra pochino, e quella invece che è una funzione aggregativa, che stasera è rappresentata ovviamente da Città Solidale e da quello che Città Solidale fa nel nostro territorio, e lo ringraziamo ovviamente per l'impegno civile che mette, e che erano, ripeto, le due funzioni principali di Nuccio. Allenatore di... Tra i ricordi più belli che porterò sempre con me, i ricordi più intensi di questi primi mesi di amministrazione, c'è la sfida che noi abbiamo giocato e vinto, per usare una terminologia sportiva, ad agosto, quando appena insediati, Catanzaro fu teatro per la prima volta di uno sbarco importante di migranti. Quello che io non dimenticherò mai è questa corsa alla solidarietà, perché siamo stati sommersi da centinaia e centinaia di scarpe al Palagallo che veniva portate spontaneamente dai cittadini che avevano visto questi ragazzi sbarcare nel nostro porto a piedi nudi. Ho cresciuto Nuccio, ma mi sono cresciuto anch'io assieme alla famiglia Tolomeo, con Rosetta qui che era piccolina. Mentre faceva l'arbitro, il piacere di stare con i ragazzini, di allenare, di portare i giovani catanzaresi in alto, lo manteneva in una condizione diversa. E questo è stata la sua vita. La vita sua è stata quella di stare con i giovani, con i ragazzi, con la possibilità di curare questi bambini che all'epoca erano bambini ma poi sono adulti, compreso Saverio. E già vedere oggi tutti i nostri ragazzi qui giocare, divertirsi in questo bellissimo impianto sportivo, per noi è una vittoria. Si sono divertiti, sono stati bene, per noi è già tanto. E nella memoria di mister Nuccio Tolomeo, io ho avuto tra l'altro la possibilità di conoscerlo abbastanza bene. Ce l'ho avuto come allenatore, e ci ho giocato contro un sacco di volte, perché come tu sai bene io gioco a calcio in queste categorie, quindi lo conosco, l'ho conosciuto molto bene. L'unica cosa che voglio dire è che il binomio sicuramente solidarietà e i ragazzi che hanno delle storie particolari, non hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto tutti noi, è sicuramente un binomio che deve andare a braccetto, perché io dicevo, vengo da Bergamo e anche noi abbiamo tante problematiche di questo tipo. Però vederlo da esterno e non provarla è una cosa che pensi al momento e poi ti sfugge e vai avanti per la tua strada e pensi solo alla tua vita. Il fatto di provarla qui in diverse occasioni e aver vicino te, che per noi è importante, è sicuramente un qualcosa che ti entra dentro, un qualcosa che alla prima occasione siamo sempre disposti e disponibili a darvi una mano. Noi quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, portandoli anche allo stadio su richiesta sua, che ci ha tenuto molto, perché oltre a vedere una partita di calcio di una squadra che quest'anno ha fatto molto bene, è anche un'aggregazione sociale che è fondamentale. Allora sì, la mia storia è in poche parole. Dal 2003 che sono in Italia, sono venuto non per motivi, non so, particolari, ma solo per raggiungere mio papà che era qui in Italia.
dopo aver fatto tanti viaggi in tante nazioni, si è assestato e si è accasato a Brescia, e noi l'abbiamo raggiunto come famiglia nel 2003. E ho avuto anche tra l'altro il piacere e la fortuna di vivere a pochi passi dal centro sportivo del Brescia, quindi sport e solidarietà vanno proprio di pari passo. Allora, io ho fatto poi da lì un provino nella squadra di paese, perché avevo la passione di giocare a calcio ed ho continuato. E da lì sempre anch'io ho avuto una persona, una figura importante, che anche lui mi veniva a prendere a casa, mi continuava a far amare lo sport, e quindi io dico che è grazie a queste figure proprio che e questi memorial sono importantissimi, perché intanto fanno crescere sia come uomo. Infatti questa figura mi ha sempre detto che nello sport si deve essere prima uomini e poi calciatori, perché queste sono le cose della vita. E infatti mi ha insegnato questo e me lo porto sempre appresso. Quindi le figure come il signor Nuccio, Tolomeo, vanno sempre bene allo sport. È stato un po' difficile, quell'anno è molto difficile per me. Quando sono stato a Libia mi mancava la mia famiglia molto, perché è stato difficile. Un giorno finalmente sono arrivato in Italia, quel giorno è molto felice per me. Poi sono arrivato qui a Calabria, vivo a Scuolacce Superiore con gli altri ragazzi che vengono dall'Asia e Africa. Sono fortunato perché a vivere in Scuolacce Superiore, sono fortunato perché le operatorie stanno aiutando per creare il mio futuro. Voglio ringraziare davanti a voi le operatorie, grazie, anche wow. Grazie a voi. Hai visto che ce l'hai fatta? L'altro giorno il direttore foreste di Roccanazzaro, Davide Carnero, individuò la nostra, voleva conoscerci. E devo dire che è un grande, nel senso che i ragazzi non sono stati, non parliamo solo di ragazzini, tutte le persone bisognose, se avete visto cosa facciamo in condizione. Il direttore foreste, ci ha aperto le porte, e quindi a titolo, a nome della fondazione sicuramente, ma a titolo personale dico grazie a te, a tutto l'entourage che vivantemente ti aiuta, Carmelo, un piccolo fratellino, che ho visto di Carmelo, non vedo mai perché non c'è la giacca, andiamo a casa a mezzanotte, e grazie mille a Presidente Iracchi che ci ha dato questa possibilità. A voi. Lo sport è inclusione, città solidale! Grazie direttore, un altro voto? Sì? Ragazzi, al di là del tardismo, potete crederci dopo l'arbitro di domenica. Con Marcello, che